cammino tra di loro e nessuno sa chi io sia. Mi guardano e tutto quello che vedono è un uomo in tuta. Le loro vite sono nelle mie mani, ma lo so soltanto io. È una sensazione di potere e solitudine. Alcune altre persone aspettano alla fermata, gente insignificante che potrei uccidere proprio ora se lo volessi. Quando l'autobus arriva, sono l'ultimo a salire. Come al solito, ho la valigetta nella mano destra, il biglietto nella sinistra. Lo allungo alla conducente. «Ehi là, Joe!» Mi rivolge un grosso sorriso. «Salve, Miss Selina. Come va?» «Molto bene, Joe», risponde lei punzolando il mio biglietto. «Mi sei mancato ieri, Joe». Non potevo esattamente prendere l'autobus fino a casa di Angela. «Ero in ritardo, Miss Selina». Lei mi restituisce il biglietto. Studio i suoi movimenti, il suono della sua voce, il modo in cui gli occhi mi guardano, salendo e scendendo. Sa di sapone e profumo, e mi fa pensare ad altre donne con cui sono stato. I suoi capelli neri, lunghi fino alle spalle, sono leggermente umidi, e posso solo presumere che si sia fatta la doccia pensando a me. La pelle olivastra le dona un aspetto vagamente esotico, e il suo accento ha un che di sensuale. Ha un corpo grazioso e asciutto, la pelle tonica. Gli occhi blu scuro sono fissi nei miei, e mi guardano in modo diverso da quelli di Mr. Stanley. Lui vede una personalità defunta dentro un corpo sano. Miss Selina mi vede come un uomo che può soddisfarla. Le sue dita sfiorano volontariamente la mia mano. Lei mi desidera. Sfortunatamente mi piace troppo come conducente per accontentarla. Forse aspetterò che cambi lavoro. Cammino lungo il corridoio. L'autobus non è pieno, ma sono costretto a trovare un posto accanto a qualcuno. Mi siedo vicino a una specie di giovane punk. Non mi sognerei mai di rivolgergli la parola. Dubito che potrebbe parlare anche solo del tempo, senza minacciare di aggredire qualcuno. È vestito interamente di nero, con un collare a punte intorno al collo.